It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati in un nuovo video di pulizie motivazionali. Allora oggi ragazzi mi peserò insieme con voi e vediamo un pochino se sono dimagrita. Ma come prima cosa vi voglio presentare questa nuova aspirapolvere di Ultenic V12 Vacuum Cleaner con la spazzola antigroviglio. Qui stanno scorrendo tutte le immagini dei vari pezzi che vi andrò ad elencare fra non molto. Come prima cosa vado ad inserire la batteria nel corpo motore e devo dire che è una cosa veramente semplicissima. Eventualmente si può acquistare anche una batteria di ricambio da avere sempre l'aspirapolvere caricata. Qui c'è l'asta dell'aspirapolvere che si allunga e devo dire ragazze che i pezzi sono morbidissimi da inserire e di conseguenza da staccare, perché non so se a voi capita, ma a me ogni tanto mi è capitato di utilizzare un aspirapolvere che si fa fatica a togliere poi la spazzola o il corpo motore per andare a svuotare. Non è il caso di Ultenic Vesla 12 e devo dire che anche questo è un fattore importante. Come vedete qui abbiamo tutti i vari pezzi, la bocchetta di precisione, la spazzolina che serve per i mobili e il caricabatteria, naturalmente un filtro di ricambio nuovo e la parte che serve per appendere il nostro elettrodomestico al muro di modo che riusciamo a darle una certa stabilità. Ma la cosa veramente importantissima è che questa aspirapolvere è estremamente leggera perché pesa soltanto 1,9 kg, ragazze, quindi è maneggevole al 100%. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm... E come faccio di solito con questi elettrodomestici, lo metto subito alla prova andando a versare sul pavimento dei chicchi di avena. L'aspirazione di Vesla senza fili U12 non è solo dotato di una spazzola a rullo dal design antigroviglio, ma anche di un design con denti a pettine che impedisce ulteriormente l'aggrovigliamento dei peli per un'aspirazione senza ostacoli. Inoltre, amici, la tecnologia Green Eye della scopa elettrica U12 Vesla è dotata di una luce verde più luminosa e visibile alla luce bianca tradizionale che non lascia spazio alla polvere. La pulizia inoltre risulta fluida con i suoi 5 livelli di aspirazione. Il contenitore della polvere è da 1 litro e l'autonomia è addirittura di 45 minuti, quindi diciamo che si ci può pulire tranquillamente un appartamento di 80-100 metri quadrati senza che l'aspirapolvere si scarichi. L'aspirazione è di 30.000 PA e il motore digitale da 450 watt. A questo punto passo in sala, ragazze, e comincio ad aspirare per bene tutto il pavimento. Sapete che il mio pavimento è in legno e quindi è piuttosto delicato, ma la prima cosa che noto di questa aspirapolvere di Ultenic è la maneggevolezza e la luce a LED, appunto, che va a scovare, purtroppo per noi amiche, tutta la polvere, anche quella più nascosta. La spazzola si ruota su se stessa a 360 gradi. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday.
Devo dire la verità che oggi ho fatto fatica a trovare un po' di polvere in terra, perché col fatto che pulisco sempre, devo dire la verità, ho fatto un po' fatica. Però con questa aspirapolvere, come vedete, tramite la luce, appunto, ho scovato anche la polvere, quella proprio più nascosta. Ma fra non molto vi mostrerò poi anche gli altri pezzi che la compongono. Scendi, scendi, scendi. Dai. E dopo essere stata aggredita da Milù, che oggi è particolarmente nervosa, amici, passo con l'aspirapolvere di Utenic U12 Vesla a pulire per bene i tappeti. Devo dire che la parte del corpo motore sembra proprio, diciamo, il cruscotto di una macchina. È veramente pazzesca questa aspirapolvere, ragazze. Avevo sbattuto i tappeti ieri, ma aspirandoli così devo dire che sono rimasti davvero perfetti. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make. A questo punto vado a inserire la spazzolina apposta per andare a pulire i mobili e tramite il comando a LED vado a selezionare il pulsante sulla destra, che è quello della luce, che ci permette proprio di andare a pulire alla perfezione. Tramite questa spazzolina e tramite questa luce a LED, che è veramente pazzesca, ragazze, si va a pulire proprio gli angoli più nascosti, come possono essere i battiscopa, la spalliera del letto e tutto il contorno del letto che fra un po' andremo a vedere assieme. Sono andata appunto a spolverare senza dover prendere lo straccio, strizzarlo, bagnarlo e usare prodotti, solo così a secco. Sono andata però anche a dare una passata ai materassi, già che c'ero, sapete che io sono fissata e con questa luce, guardate qui, la polvere devo dire che non ha avuto proprio scampo. Inoltre a cambiare il pezzo e ho messo proprio il tubo, quello di precisione, per fare il battiscopa, anche se avrei potuto lo stesso farlo con l'altro pezzo con la spazzola, però era proprio per farvi vedere tutti i vari usi. E sono andata a pulire per bene anche dietro il comodino. Diciamo che oggi in questa maniera qua, con questa aspirapolvere, non ho utilizzato prodotti. A questo punto, ragazze, guardate qui, vado ad allungare l'asta dell'aspirapolvere e vado sempre con lo stesso pezzo a pulire i muri, ma soprattutto gli angoli dove si formano spesso delle ragnatele. Quindi devo dire, ragazze, che è un prodotto veramente fantastico. A questo punto vado a cambiare il letto dopo che ho già spolverato per bene e vado a continuare appunto il riordino della mia camera da letto. Finita la pulizia della camera da letto, che è stata una pulizia veloce, vado nel bagno e come prima cosa aspiro tutto il pavimento. Devo dire che tramite questa luce a LED ho pulito veramente in modo dettagliato oggi.
vado a lasciare, diciamo, il bastone dell'aspirapolvere piuttosto lungo e vado a mettere il pezzo sopra, diciamo, la spazzolina per pulire i mobili. Così oggi finalmente non mi devo abbassare e vado a pulire tutto il mobile in questa maniera qua. Devo dire, ragazze, è stato un sogno. Sapete benissimo che io mi butto sempre a terra per fare questi lavori, però oggi devo dire che sono stata molto agevolata. Vado a incominciare la pulizia del mio bagno come faccio di solito, alla veloce e col prodotto disincrostante, questa mousse che ho comprato ultimamente di Chantecler. Sono addirittura d'arrivo con la pulizia del bagno, ragazze. Vi lascio il link dell'aspirapolvere di Ultenic Vesla U12 in info box, naturalmente. Finita questa pulizia del bagno, andrò un pochino a piegare un po' di panni, ragazze. Tanto per cambiare, i panni non mancano mai. Questi qui che state vedendo fra un po', questi sono tutti quelli che devo stendere. Ho dovuto lavare anche la trapunta verde perché la Milumi ci ha fatto una bella vomitata sopra. Io non so come mai, ogni tanto succede. In questo momento mi state vedendo piegare tutti i panni e dopo, fra non molto, che per voi sarà un secondo ma per me sarà il giorno dopo, ci peseremo assieme. È tanti giorni che non mi peso e quindi voglio vedere se sono riuscita a dimagrire un po', ragazze, perché il sacrificio devo dire che è notevole. Quando avevo fatto la dieta anni fa mi era pesata molto meno, adesso sarà che magari sono più spesso in casa, mi sta pesando tantissimo, però sono determinata ad arrivare fino in fondo. Buongiorno amici, mi sono appena alzata e il tempo è veramente brutto, tanto per cambiare. Sta piovendo sempre, è una cosa veramente allucinante. E io ho già fatto colazione, ragazze. Stamattina è la giornata che mi voglio pesare. Allora, ho fatto un pochino di conti perché praticamente la dieta mi è arrivata verso il 10-12 di febbraio. La visita l'ho fatta al primo. Quindi facciamo conto di un 15-18-20 giorni. Sono partita da un peso di 68,4 kg. E quindi andiamo a vedere quanto ho perso. Non credo di aver perso tantissimo perché non sto facendo una dieta drastica, però anche se avrò perso poco, l'importante è continuare. Ma andiamo insieme a pesarci. Allora, praticamente ho perso 1,7 kg in circa 18 giorni, grosso modo da quando mi è arrivata la dieta, 18-20 giorni. Non è tantissimo, però ragazze, piano piano sono già, diciamo, contenta, perché di come ero abituata a mangiare io ultimamente è un passo avanti. Quello che ci metto, ci vorranno almeno per perdere questi 10 kg, penso 3-4 mesi, speriamo di essere costante. Questa è la mia faccia appena alzata da letto, mi vedete coi capelli in ordine perché ieri sono andata a fare il colore e quindi almeno quelli ce li ho in ordine. Va bene ragazze, volevo condividere questo momento con voi e darvi un pochino di motivazione per chi sta facendo la dieta.